Ciao ragazzi, oggi vediamo un nuovo maneggio con il Nunchaku. Un maneggio che si aggancia ai tutorial precedenti, in particolare al maneggio dell'8 verso il basso e al maneggio dell'8 verso l'alto. Qua sopra trovate i link ai video. Iniziamo con il nuovo maneggio. È molto simile, a parte per una piccola variante. Ripetiamo che nel maneggio dell'8 abbiamo una rotazione esterna, abbiamo una rotazione interna, abbiamo una rotazione esterna. Comunque si alternano dall'esterno all'interno in successione. In questo nuovo maneggio avremo due rotazioni esterne e una rotazione interna. Partiamo con il Nunchaku sopra la spalla e dividiamo il movimento in tre parti. Allora portiamo il Nunchaku verso l'interno in questo modo con la rotazione. Dopo portiamo il Nunchaku verso l'esterno e fin qua è come il maneggio 8. Da qua, anziché riportare l'arma verso l'interno, la teniamo verso l'esterno scaricando il braccio verso il basso in questo modo. Quindi interno, esterno, scarico. Interno, esterno, scarico. Quando scarichiamo l'arma e fermiamo il braccio, l'arma non rimane ferma ma continua a girare. Gli facciamo fare un'altra rotazione in questo modo, interno, esterno, scarico e l'arma gira. Interno, esterno, scarico e l'arma gira. Interno, esterno, scarico e l'arma gira, rimanendo sempre all'esterno. In quest'ultimo passaggio, mentre l'arma, dopo aver scaricato il braccio, mentre l'arma sta facendo l'ultimo giro, portiamo l'arma verso l'interno. Interno, esterno, scarico, giro. Interno, esterno, scarico, giro. È molto importante che quando faccio l'ultimo passaggio porto bene il braccio verso l'interno, in questo modo. Qua porto bene il braccio verso l'interno come se dovessi colpire qualcosa con il gomito. Interno, esterno, scarico, giro. Mi porto il gomito all'interno. Vediamo un movimento fatto leggermente più veloce.